Centro di Pian del Lago. Le organizzazioni sindacali preannunciano due giornate di sciopero. Gela. A fuoco diverse autovetture nella notte. Indagini in corso. Caltanissetta. Visita del generale Castello, comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Antologia Reporter. Il crocifisso di pietra. Questa sera alle ore 21 su TFN. Nissa. Polemiche social dopo le dimissioni del direttore sportivo Massimo Ferraro. A distanza di qualche giorno dalla proclamazione dello stato di agitazione, i sindacati preannunciano altre due giornate di sciopero per gli operatori di Pian del Lago. I sindacati CISL Funzione Pubblica, Agrigento, Caltanissette ed Enna, Flaica Cub regionale e Wiltemp provinciale, Comsal Snalv provinciale, infatti, in una nota congiunta, comunicano la previsione di uno sciopero che si svilupperà nelle due giornate del 31 ottobre e 2 novembre, con sit-in e presidio davanti alla prefettura. Io purtroppo ricevo e vivo di riflesso quella che è la loro condizione, ricevo dei messaggini dove leggo che non possono pagare il mutuo e quindi hanno problemi con la casa, non hanno pagato l'assicurazione, non possono camminare con la macchina, non ci possono mettere la benzina. Per noi quello che è estremamente importante e urgente è considerare che 4 mesi sono lunghi per chi vive questa difficoltà. Quindi sollecitiamo la prefettura, seppure dico io ho notizie recenti che nel giro probabilmente di questa settimana potrebbe risolversi la questione con l'intervento sostitutivo, ma è chiaro che al contempo dovrebbero convocarci per poter eventualmente revocare lo sciopero se la questione trova un esito. Abbiamo contattato telefonicamente anche la ditta che si occupa del servizio e rimaniamo ancora una volta a disposizione per una replica. Intanto arrivano rassicurazioni dalla prefettura che ribadisce la massima apertura. La massima apertura come c'è sempre stata. Il nostro interesse è stato sempre quello di tutelare, da una parte, di assicurare una gestione lineare, efficace dei servizi di Pian del Lago. Dall'altra parte abbiamo sempre avuto la preoccupazione dei lavoratori. Lavoratori che ovviamente molte volte non hanno ricevuto in tempo lo stipendio, ahimè, e ci sono stati dei provvedimenti sostitutivi che sono stati fatti dopo delle procedure complesse, perché il provvedimento sostitutivo non è semplice da un punto di vista burocratico, l'abbiamo affrontato e l'abbiamo risolto e ritengo che anche questa volta sarà fatto un provvedimento sostitutivo. Con i sindacati ci siamo incontrati io non so quante volte, faremo ulteriori incontri e cercheremo di riassicurare, di dare assicurazioni su quelli che sono i diritti che non possiamo discutere. La scorsa notte alcune automobili sono state distrutte dalle fiamme in via Rimini a Gela. Secondo una prima ricostruzione che ipotizza la natura dolosa, l'incendio sarebbe stato appiccato a diverse auto appartenenti a marito e moglie. Le fiamme, inoltre, avrebbero coinvolto anche un'auto parcheggiata accanto. Da una prima analisi dei vigili del fuoco sarebbe emersa la natura dolosa dell'incendio. Per questa ragione sul posto è arrivata la polizia, che ha iniziato tempestivamente le indagini per fare chiarezza sull'episodio. La Polizia Stradale di Caltanissette e il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale in questi giorni stanno eseguendo una serie di controlli su tutti i mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi. La normativa che regola il trasporto di animali vivi in Italia, finalizzata al benessere degli animali, prevede che i mezzi, per essere idonei al trasporto delle bestie, debbano essere costruiti in modo da non arrecare loro lesioni o provocarne sofferenze. I veicoli devono inoltre essere costantemente puliti e disinfettati e in grado di fornire protezione e riparo da condizioni meteo avverse e temperature estreme. I controlli riguardano ovviamente anche lo stato di salute degli animali, che devono essere condotti alla macellazione. Sono naturalmente necessarie anche tutte le certificazioni veterinarie previste dalla legge in materia di salute pubblica. Le eventuali violazioni comportano il rischio di sospensione dell'autorizzazione al trasporto, oltre che sanzioni fino a 15.000 euro. Thank you.
Il generale di brigata Rosario Castello, comandante della Legione Carabinieri Sicilia, nel pomeriggio di ieri ha visitato il comando provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta. È stata l'occasione per incontrare gli ufficiali e i comandanti di stazione che operano nella provincia, i delegati della rappresentanza militare e anche le articolazioni operative del comando provinciale e del nucleo ispettorato del lavoro. L'incontro è stato utile non solo per tracciare un bilancio dei risultati conseguiti in termini di contrasto alla criminalità organizzata, ma anche e soprattutto per esaminare accuratamente l'attuale situazione della pubblica sicurezza nell'ambito della provincia, con particolare riferimento al comprensorio gelese, area per la quale è stato disposto un ulteriore potenziamento dell'attività di controllo, anche con il supporto delle squadre di intervento operativo del 12° Reggimento dei Carabinieri Sicilia di Palermo, allo scopo di garantire una presenza dell'arma ancora più efficace e rassicurante. Nel corso della visita, infine, il generale Castello ha rivolto al comandante provinciale, il colonnello Vincenzo Pascale, il proprio apprezzamento per l'impegno quotidianamente profuso dei carabinieri nel controllo del territorio, sottolineando ancora una volta l'importanza delle stazioni dei carabinieri come prezioso punto di riferimento istituzionale per la comunità, anche alle più piccole. Un appuntamento con la beneficenza, quello di sabato 29 ottobre in città con lo spettacolo di e con Mario Incudine dal titolo Mimì da sud a sud sulle note di Domenico Modugno con la regia di Monio Badia e Giuseppe Cutino. Prosegue infatti l'impegno del Rotary nella lotta alla poliomielite, una malattia che rimane endemica soltanto in alcuni paesi del mondo e che colpisce in particolare i più piccoli sotto i 5 anni. L'obiettivo infatti è quello di eradicare la polio nel mondo e anche il Club Nisseno dunque organizza un evento per raccogliere fondi. La raccolta fondi Propolio Plus è una delle battaglie più importanti che Rotary International combatte da più di 30 anni e ha avuto grande successo da quando abbiamo iniziato a combattere questa battaglia. Infatti i casi nel mondo sono scesi per più del 99% e ancora restano un paio di paesi dove i casi purtroppo continuano a proliferare e da qualche mese a questa parte stanno spuntando dei casi anche nell'Occidente, per cui non bisogna completamente abbassare la guardia. Per cui come Rotary ci intestiamo questa battaglia e continuiamo a combatterla, invitiamo la cittadinanza a partecipare sia per la bellezza dello spettacolo e sia perché la finalità è veramente importante. Noi questa malattia l'abbiamo vissuta 40-50 anni fa ed era veramente brutta, per cui ripeto, non abbassiamo la guardia e continuiamo a combattere questa battaglia. Vi aspetto il 29 ottobre alle ore 21 al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, dove porterò in scena Mimì, da sud a sud sulle note di Domenico Modugno, uno spettacolo bellissimo, particolare, in cui racconteremo il primo Modugno. Lo scossone in casa Nissa, dopo le dimissioni del direttore sportivo Massimo Ferraro, ha lasciato parecchi strascichi sulla vicenda, tanto da portare il presidente Sergio Iacona ad effettuare un'altra nota sulla pagina della Compagine Biancoscudata, in cui dichiara che i precedenti comunicati relativi alle dimissioni del direttore sportivo Massimo Ferraro hanno alimentato sui social una polemica molto sostenuta, con la pubblicazione di commenti anche eccessivi e offensivi. Desidero precisare che il rapporto si è interrotto esclusivamente per legittime divergenze su valutazioni importanti per il proseguimento della vita societaria. Tali divergenze non implicano in alcun modo una valutazione negativa sulle capacità professionali del Ferraro, né tantomeno sulle qualità personali dello stesso. Desidero inoltre rivolgere un perentorio invito a non pubblicare giudizi offensivi nei confronti dello stesso, in quanto non consoni allo stile che questa società si è imposta. Ieri abbiamo sentito il dirigente biancoscudato Antonio Emma, che ha voluto solamente parlare del futuro del club, sposando le parole di Iacona ad abbassare i toni sulla vicenda e chiudere il capitolo. E per quanto riguarda la prima squadra, ci stiamo allenando e preparando per la partita di domenica, una difficile partita per tanti motivi contro il Gela, che ha come noi bisogno assolutamente di punti, ma la squadra è concentrata, si sta allenando bene, mister Buoncore lo sta preparando ai minimi dettagli.
Amici Trevimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che vedrà ancora alta pressione sul Mediterraneo e su Italia, ma non solo da noi. In mezzo Europa si estende questo campo anticiclonico che blocca le perturbazioni atlantiche. Come vedete, i sistemi nuvolosi rimangono ben a ovest del continente. E così, per quanto riguarda le nostre regioni, un po' di nuvolaglia si farà anche vedere, ma si tratterà solo di nuvole alte. Per il resto, ampie zone di sereno e assolutamente niente precipitazioni. Quindi vediamo la mappa delle piogge. Non compare neanche una macchiolina azzurra, è ovvio che con un'alta pressione del genere come possiamo sperare in un po' di precipitazioni. Quindi in definitiva giornata di sole in Italia. Attenzione solo a foschie e banchi di nebbia di notte a primo mattino in pianura padana e nelle valli del centro. In queste zone inizio di giornata piuttosto grigio, ma poi sole protagonista ovunque e temperature davvero particolarmente miti per il periodo. Al centro-sud superiamo i 25 gradi, ma ci avviciniamo anche ai 28-30. Per sapere fino a quando andremo avanti così e come sarà il ponte di ogni santi, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, buonasera, via Edmondo De Amicis. Servizio notturno, San Pio X, via Napoleone Colaianni.